Siete un po' indisciplinati stamattina. Buongiorno a tutti. Se vi accomodate, cominciamo con i lavori della Commissione e procediamo con l'appello. Questa mattina ci sostiene e supporta la dottoressa Sargenti. Prego, grazie. Mori, Mattioni, Bonifazi, Puletti assente, Vignaroli, Mencaglia, Befani, Lupatelli, Pici, Cesaro, Casaccia, Ranfa, Bistocchi, Romis, Morbello, Volpi delegato da Puletti. Numero legale c'è, passiamo ai capigruppo. Nannarone assente, Cagnoli, Croce assente, Tizzi. Presidente, possiamo cominciare. Buongiorno a tutti, benvenuti. Apriamo i lavori della quinta commissione consiliare di controllo e garanzia. Al primo punto all'ordine dei lavori c'è l'approvazione del verbale numero 5 del 6 febbraio 2023. Nella seduta erano stati esaminati gli atti amministrativi ed erano assenti i consiglieri Vignaroli e tra i presidenti dei gruppi consiliari invece mancava il consigliere Nannarone e i consiglieri Cagnoli e Croce. Quindi se ci sono osservazioni da parte dei consiglieri, altrimenti porrei l'atto in votazione. Ok, quindi approvato. Vi ringrazio. Passiamo ora al successivo punto, che è l'esame e l'approfondimento degli atti amministrativi che vi sono stati inviati. Eravamo rimasti a pagina 45 dell'allegato e dobbiamo riprendere dall'atto che è una determina dirigenziale numero 2660 che riguarda la variazione al bilancio 2022-24 fra gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ai sensi dell'articolo 175 del TUEL. E in particolar modo ci eravamo soffermati sulla determina numero 2261, che è dell'area opere pubbliche, perché se ricordate non era consultabile. Quindi che riguarda intervento di rifunzionalizzazione e valorizzazione dell'ex cinema Teatro Turreno, affidamento diretto di incarico per indagine e consulenza geologica. Allora, su richiesta della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza, quindi l'atto adesso è consultabile, pertanto vi chiedo se avete interesse, lo apriamo e lo leggiamo insieme, altrimenti procediamo con la consueta lettura. Procediamo, continuiamo, quindi non lo leggiamo? Lo leggiamo? Oh, sembra di stare a scuola, guardate per terra. Allora. Quindi se per cortesia lo possiamo ingrandire. Ok, grazie. Dunque. Dicevamo, intervento di rifunzionalizzazione e valorizzazione dell'ex cinema Teatro Turreno, affidamento diretto di incarico per indagine e consulenza geologica. Premesso che l'amministrazione comunale scrivente sta curando l'intervento di rifunzionalizzazione, miglioramento sismico e adeguamento normativo dell'ex cinema Teatro Turreno, in particolare attualmente in corso la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, rilevato che a seguito di recenti sopralluoghi è stata rilevata la presenza di infiltrazioni d'acqua all'interno dei locali dell'aggregato edilizio che hanno interessato su più livelli il lato confinante con Via del Sole. La problematica è stata momentaneamente risolta con un intervento di manutenzione. Comunque, a causa di tali fenomeni, appare opportuno, nell'ottica dei previsti interventi di riqualificazione architettonica e strutturale, affidare un incarico di studio geologico e idrogeologico finalizzato alla valutazione delle cause e conseguenze delle infiltrazioni rilevate all'interno della struttura in oggetto.
Le attività oggetto di affidamento consisteranno quindi nello studio ed indagine geologica e idrogeologica finalizzata a ricostruire la dinamica dei fenomeni di infiltrazione e le conseguenze ad esse associate ai fini degli interventi di riqualificazione previsti per lo stabile in oggetto. Lo studio prevede una ricerca e raccolta bibliografica di tutti gli studi ed indagini già eseguite nell'area in esame e il censimento e verifica dei livelli piezometrici riferiti ai pozzi storici esistenti all'interno della struttura indagata, così da poter ricostruire il modello idrogeologico di riferimento per il sito di studio e determinare il rapporto fra l'infiltrazione e la circolazione di acqua nel sottosuolo. È quindi necessario affidare un incarico a una ditta specializzata facendo ricorso alle somme a disposizione per l'intervento complessivo. Pertanto è stata inviata una richiesta di preventivo alla ditta Tecnogeo SNC di Bellaveglia Stefano e Bistocchi Riccardo Maria, con sede a Perugia in strada San Vetturino, invitandola a presentare la propria migliore offerta per le prestazioni sopra descritte. La ditta interpellata, offrendo di effettuare le prestazioni per l'importo di 1.000 euro oltre ai contributi previdenziali 4%. L'importo complessivo è inferiore quindi ai 139.000 euro previsti dalla legge. Considerata la complessità della pratica, l'intervento a copertura nel bilancio del 2022, utilizzando i fondi della Cassa di Risparmio per rifunzionalizzazione del Teatro Turreno secondo stralcio, responsabile l'ingegner Zepparelli, e pertanto insomma c'è l'affidamento alla ditta Tecnogeo SNC, questo incarico di studio geologico e idrogeologico secondo quanto previsto in premessa, per l'importo complessivo di 1.268 euro. Ok? Quindi se ci sono interventi da parte dei consiglieri, altrimenti io non credo quindi ci sia da approfondire sul tema. Continuiamo con la consueta lettura, mi aiuta il vicepresidente, il consigliere Mattioni, prego. Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Quindi ripartiamo a leggere la determina dirigenziale numero 2662 dell'Ufficio Area Opere Pubbliche, che ha per oggetto ristrutturazione dell'ex convento di Santa Maria della Misericordia di Perugia da destinare a uffici comunali, lavori supplementari di completamento della loggia del Tarchi, lavori di falegnameria, affidamento diretto. 2663 Area Opere Pubbliche, progetto di qualificazione urbana, sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio, intervento di recupero palazzina RFI da adibire a Casa degli Artisti, affidamento in carico. 2664 Cultura, oggetto gruppo teatrale Artemio Giovagnoni, città di Perugia, appuntamento culturale in ricordo di Artemio Giovagnoni, affidamento in carico. 2665 Cultura, terza edizione del premio letterario Clara Sereni, determina contrarre impegno di spesa. 2666 Risorse umane, assunzione a tempo determinato di istruttori socioeducativi e assistenziali, categoria C1, impegno di spesa. 2667, risorse umane, oggetto, proroga contratto di lavoro a tempo determinato di una collaboratrice per la segreteria dell'assessore della personale di sicurezza e protezione civile, impegno di spesa. 2668, sicurezza, servizio di gestione di procedura afferente agli atti sanzionatori della Polizia Municipale di Perugia, aggiudicazione. 2669, area risorse, selezione pubblica per la copertura di 3 posti di collaboratore professionale tecnico con mansioni di muratore, categoria B3, nomina commissione giudicatrice. 2671 cultura, affidamenti in concessione di servizi culturali presso l'oratorio di Santa Cecilia in Perugia. 2672 ambiente e energia, lavori di messa e bonifica dal rischio idrogeologico del bacino di Santa Margherita, primo lotto, primo stralcio, autorizzazione al subappalto, lavori di categoria OG2. 2673, ambiente e energia, convenzione CONSIP, servizio integrato energia SIE2, proroga rinegoziazione a sensi del decreto legislativo 115 del 2008, autorizzazione al subappalto per manutenzione straordinaria. Agguasto da effettuare solo ed esclusivamente a seguito di chiamata da parte del referente di commessa di Engie,
agli impianti di climatizzazione presenti presso gli immobili di pertinenza del Comune di Perugia alla ditta Sarico SRL. 2674 Servizi sociali, oggetto progetto PON inclusione PES, riduzione impegni di spesa e accertamenti. 2046 siamo a disposizione di liquidazione dell'ufficio manutenzione e protezione civile, ha per oggetto liquidazione di fatture e attività varie. Lo stesso dicasi per la 2047, riguarda attività varie di cantiere. La 2048, oggetto B+, cooperativa sociale, servizio accompagnamento detenuti dal 1 gennaio 22 al 15 settembre 22. Disposizione di liquidazione numero 2049, area opere pubbliche. Oggetto, progetto Art Bonus, intervento di restauro del portale di Guido da Settignano, della sala del Consiglio Comunale, liquidazione fattura Carme SRL. 2050, area opere pubbliche, biblioteca Augusta, revisione e aggiornamento del progetto definitivo degli impianti elettrici antincendio e delle altre opere di prevenzione incendi e sviluppo del successivo progetto esecutivo, liquidazione fattura Taticchi Fabio. 2051, area opere pubbliche, oggetto, progetto di riqualificazione urbana, sicurezza e sviluppo per Fontivegge Bellocchio, intervento di recupero dell'ex palazzina RFI, da adibire a casa degli artisti, installazione di linea vita in copertura, liquidazione e fattura AEB, restauro e ristrutturazioni. 2052, stesso ufficio proponente, Art Bonus, intervento di riqualificazione piazza Morlacchi, primo stralcio, rilievo topografico piazza Morlacchi, liquidazione e fattura al geometra Bruzzetti Vincenzo. 2670, edilizia privata e suape. Erogazione saldo contributo relativo all'esercizio finanziario annualità 2017, destinato a interventi edilizi parrocchia Santa Maria Assunta in Casaglia. Primo stralcio ai sensi dell'articolo 44 della regionale numero 2 del 2015. Passiamo a ordinanze dirigenziali sulla sicurezza per i sensi unici alternati di marcia e soppressione degli stalli di sosta per lavori, che salto come di consueto. Torniamo alle determine dirigenziali con la numero 2675 di area governo del territorio e Smart City, che ha per oggetto Monteluce, ristrutturazione ex convento di Santa Maria della Misericordia da destinare a uffici comunali, acquisizione e servizi di connettività per trasferimento uffici, impegno di spesa. 2676 servizi alle imprese, fiera dei morti 2022, campagna di comunicazione, impegno di spesa. 2677 impianti sportivi e edilizia residenziale pubblica, oggetto CVA di Ponte Pattoli, lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo, approvazione atti finali e svincolo ritenuti a garanzia dello 0,5%. 2678 servizi sociali, Fondo Nazionale Povertà, tirocini extracurricolari, approvazione degli interventi fino al 31 ottobre 2022, liquidazione e indennità. 2679 sicurezza, indennità di ordine pubblico, mese di agosto 2022, impegno di spesa e liquidazione. 2680 acquisti e patrimonio, oggetto, affitto terreno di proprietà comunale, posti in località Colle Strada, alla società Invit Spa. 2681 area governo del territorio e Smart City. Oggetto, azioni finalizzate al risparmio energetico relativa alla pubblica illuminazione, provvedimenti. 2682, impianti sportivi ed edilizia residenziale pubblica, oggetto, richiesta utilizzo di impianto Santa Giuliana, diverse date, progetto, spazio al gesto, avvio all'attività motoria per bambini e ragazzi con disabilità visiva. 2683, ambiente e energia. Interventi di rigenerazione urbana, avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. Approvazione verbale, esito manifestazione di interessi. 2684, servizi sociali, tirocini extracurricolari, approvazione degli interventi fino al 31 ottobre 2022, liquidazione e indennità. Disposizione di liquidazione numero 2053, servizi sociali, liquidazione fatture, servizi residenziali e semiresidenziali, persone disabili adulte, settembre 2022.
disposizione numero 2054, edilizia scolastica. Oggetto, piano antincendio edilizia scolastica, decreto del Ministero dell'Istruzione numero 43 del 30 giugno 2020. Liquidazione a saldo, servizi tecnici relativi all'adeguamento normativo in tema di prevenzione incendi, plesso scolastico o volumnio. 2055, area opere pubbliche, oggetto, lavori di realizzazione del nuovo centro uffici e biblioteca in località Ponte San Giovanni, congiunto al trasferimento di beni immobili di proprietà comunale a titolo di parziale corrispettivo del contratto. Stato finale dei lavori, liquidazione RT Tosco Edil. Passiamo ora ad atti di giunta comunale. Il numero 386, area risorse, oggetto, 14° adeguamento del piano esecutivo di gestione 2022-2024. 387, edilizia scolastica, scuola dell'infanzia Leonardo da Vinci e primaria Lombardo Radice, interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, approvazione del progetto definitivo esecutivo. 388, servizi sociali, determina di giunta comunale numero 23 del 9 febbraio 2022, programma agenda urbana, destinazione degli spazi realizzati nell'ambito del piano periferie, individuati nel centro servizi socioculturali e Family Hub, ai fini dell'attuazione degli interventi inclusi nel programma di agenda urbana Perugia ZIP, a valere sull'asse 2, inclusione sociale e lotta alla povertà, del POR FSE Umbria 2014-2020, proroga utilizzo per la realizzazione della mostra fotografica Storie a scatti. 389, mobilità e infrastrutture. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di via del Panorama Ponte Felcino tramite realizzazione di una paratia di micropali e la ricostruzione di un muro di sostegno. 390, cultura. Contributi per manifestazioni e attività di promozione culturale anno 2020. Allora, io direi questa magari di aprirla e la leggiamo, se non altro per curiosità, per capire come vanno questi contributi, a chi e quanto. Allora, intanto cerchiamo cortesemente la delibera di giunta numero 390 del 2 novembre 2022. Ha chiesto la parola il consigliere Cesaro, prego. Sì, grazie, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Se è possibile conoscere il contenuto della delibera di giunta comunale la 389, in merito all'interno, per la messa in sicurezza via Panorama, Ponte Felcino. Ok, va bene, la ringrazio. Allora, intanto apriamo la 390 e poi cerchiamo la 389, sempre delibera di giunta. Grazie. Allora, contributi per manifestazioni e attività di promozione culturale per l'anno 2022. Premesso che sono pervenute all'amministrazione le seguenti richieste di contributi economici a sostegno di attività o iniziative che rientrano nel territorio comunale, come di seguito elencate. L'associazione Borgo Sant'Antonio Porta Pesa, con sede in Perugia, ha chiesto la concessione di un contributo economico per l'evento Cannabis in Fabula, la caratteristica Via del Cane, avente lo scopo di svelare questa tipica viuzza del borgo adiacente all'antico corridore della fortezza di Porta Sole. L'iniziativa Appi e Bambini, Amici della Natura. Entrambe si sono svolte in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, il 16 gennaio 2022. Poi l'associazione Mente Locale APS, con sede in Perugia in via Savonarola, ha chiesto la concessione di un contributo economico a sostegno dell'iniziativa Le parole sono portanti, importanti. Una rassegna di incontri dedicati al linguaggio inclusivo, sessismo, relazioni tossiche e violenze di genere. L'associazione Incontro ha chiesto la concessione di un contributo economico a sostegno dell'ottava edizione dell'iniziativa Incontro, festa della letteratura in lingua spagnola. L'associazione Perugia Love Film, con sede in Perugia, ha chiesto la concessione di un contributo economico a sostegno della realizzazione della manifestazione Love Film Festival, primo festival cinematografico in Italia incentrata sul tema dell'amore nelle sue diverse accezioni. L'associazione culturale Metanoia ha chiesto la concessione a un contributo a sostegno dell'evento Nickelodeon, il cinema rimusicato.
l'Associazione Proloco Santa Lucia, disposizione, ha chiesto la concessione di un contributo per l'attività annuale consistente nella messa a disposizione di libri di tipologie diverse per adulti e bambini e giochi da tavola. L'Associazione Priori, un contributo economico a sostegno della terza edizione della manifestazione Priorità Donna 2022, svoltasi a luglio nell'ambito del più ampio progetto denominato Conosci Perugia. Poi c'è l'Associazione Borgobello, ha chiesto la concessione di un contributo a sostegno degli eventi da svolgersi nei mesi di settembre-ottobre all'interno del progetto Conosci Perugia, alla scoperta delle bellezze dimenticate di Borgobello. L'Associazione Vivi il Borgo ha chiesto la concessione di un contributo a sostegno dell'attività da realizzare all'interno del progetto Conosci Perugia. E così immagino anche, Rione di Porta Eburnea ha chiesto la concessione di un contributo economico per la seconda edizione della manifestazione Concorso Perugia in Fiore, realizzata nell'ambito del progetto Conosci Perugia. L'Associazione Moon in June, invece, ha richiesto un contributo economico a sostegno dello spettacolo teatrale avente come protagonista Giorgio Panariello. L'Associazione Il Capotasto, un contributo per la manifestazione Premio Claudio De Angelis. E quindi i contributi che sono stati erogati dal Comune, a seguito della domanda pervenuta dalle varie associazioni, sono l'Associazione Borgo Sant'Antonio Porta Pesa, 1.300 euro, l'Associazione Mente Locale, 750, Associazione Incontro, 1.450, Associazione Perugia Lab Film, 8.000, Associazione Metanoia, 800, Associazione Proloco Santa Lucia, 1.000, Associazione Priori, 1.003, Associazione Borgobello, 1.003, Associazione Vivi il Borgo, 1.003, Associazione Rione di Porta Eburnea, 1.300, Associazione Moon in June, 1.500 e Associazione Musicale Il Capotasto, 1.000 euro, per un totale quindi di 21.000 euro. Ok. Quindi questo è l'atto, almeno abbiamo più o meno un'idea. Se ci sono osservazioni da parte dei consiglieri, altrimenti procediamo col successivo atto. Consigliere Cesaro, se per cortesia chiude il microfono, se non deve richiedere la parola? Ok, grazie. Quindi procediamo con l'atto successivo che ha richiesto il consigliere Cesaro, che è il 389 della giunta, atto di giunta. Siamo? Ok, grazie. Dunque, intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di via del Panorama a Ponte Felcino tramite realizzazione di una paratia di micropali e la ricostruzione di un muro di sostegno. Allora, premesso che via del Panorama è interessata dal crollo di un muro di pietra che ha portato alla frana di parte del corpo stradale con conseguente chiusura parziale della strada stessa. Il corpo residuo della strada risulta attualmente transennato ed è consentito esclusivamente il passaggio pedonale. Le recenti abbondanti precipitazioni hanno aggravato la condizione di impraticabilità della strada, rilevando il terreno che costituisce il corpo stradale e trascinando gli inerti e la terra della massicciata stradale nelle proprietà circostanti. La frana ha portato alla luce alcuni dei sottoservizi presenti, in particolare la tubazione dell'acqua per una lunghezza di 3 metri, ed è che è rimasta completamente fuori terra e appesa. La tubazione del gas è rimasta parzialmente interrata, ma soggetto al dilavamento del terreno e quindi anch'essa esposta al suo completo scoprimento. In data 10/10/2022 si è svolto un sopralluogo nella strada in questione che ha evidenziato la presenza di ulteriore lesione del corpo stradale, con pericoli di ulteriori distacchi che potrebbero interessare le infrastrutture interrate, in particolare la linea del gas, come da segnalazione di 2i Rete Gas. Considerando che
Alla luce di quanto sopra, risulta urgente rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e durante il sopralluogo tecnico si è ipotizzato un intervento strutturale di consolidamento e ripristino consistente nelle seguenti operazioni: realizzazione di una paratia di micropali con armatura valvolata in acciaio gettati con calcestruzzo, realizzazione del cordono sommitale in cemento armato per il collegamento della testa pali della paratia e l'installazione di ringhiere in acciaio collegata a detto cordolo, ripristino del parametro murario a contenimento del corpo stradale, messa in sicurezza dei sottoservizi e ripristino del corpo stradale, sistemazione di tutte le criticità idrauliche della strada al fine di garantire la protezione completa dell'infrastruttura. Atteso che alla luce di quanto sopra, il 10 ottobre 22 è stato redatto verbale di somma urgenza sottoscritto dal responsabile del procedimento ingegnere Ambrosi con riferimento all'intervento in questione, in cui sono stati indicati i motivi dello stato di urgenza e le azioni necessarie al ripristino dello stato di sicurezza nel territorio interessato con la predisposizione di un quadro economico preliminare di massa, successivamente è stato predisposto il computo metrico relativo all'intervento di messa in sicurezza. Il verbale corredato dal quadro economico e della documentazione fotografica, nonché il computo metrico, vengono allegati al presente provvedimento. Dato atto che gli interventi sono da ritenersi di somma urgenza, come meglio evidenziato nel verbale predisposto dal responsabile del procedimento ingegnere Ambrosi, a causa del potenziale pericolo per l'incolumità pubblica configuratosi come sopra e l'impossibilità di procrastinarne pertanto l'esecuzione, a causa della complessa e articolata entità di lavori si era avvisata la necessità di individuare una ditta specializzata in possesso dell'attestazione SOA per categoria opere strutturali speciali, individuata nella ditta Antonini SRL con sede a Bastia, che si è resa disponibile a eseguire i lavori in argomento, applicando un ribasso del 16% rispetto all'importo stimato dal computo metrico redatto dai tecnici del Comune, pari a 178.253 euro, così come riportato nel quadro economico che è allegato e che potete vedere, quindi evito di leggerlo. Quindi, data l'urgenza, si è potuto quantificare solo in linea di larga massima la spesa dei lavori necessari. Quindi manteniamo un attimo il conto economico per... Ok. Quindi nel dispositivo delibera pertanto di prendere atto del verbale scritto dall'ingegnere Ambrosi per il ripristino della viabilità in sicurezza a seguito del crollo del muro di pietra e di approvare l'esecuzione dei predetti lavori dell'importo complessivo di 150.615 euro oltre a 34.384 quali costi previsti per IVA, arrotondamenti e imprevisti. Di dare atto quindi che i lavori sono stati affidati in somma urgenza alla ditta Antonini con sede in Bastia Umbra, che ha sottoscritto il verbale che ha offerto un 16% di ribasso per una spesa complessiva presunta di 165.676 euro. Di stabilire che la spesa complessiva di 185.000 euro, di cui al quadro economico, è prevista al bilancio sotto gli interventi di somma urgenza che presenta la necessaria disponibilità. Quindi se ci sono interventi da parte del consigliere Cesaro è soddisfatto, ci sono altri consiglieri che ritengono opportuno intervenire? No. Ok, quindi continuiamo con la lettura. Grazie Vicepresidente. Grazie. Siamo arrivati all'atto di giunta comunale numero 391 dell'Ufficio della Cultura. Ha per oggetto concessione e uso gratuito sale notari e sala Fondazione Sant'Anna gennaio-agosto 2022. C'è un'ordinanza dirigenziale di mobilità e infrastrutture che riguarda via Simonucci e un TSO alla numero 1369. Proseguiamo con atti di consiglio, il numero 97, sicurezza, ha per oggetto modifica del regolamento comunale per la disciplina dell'armamento del corpo di polizia locale di Perugia. Il 98, segreteria organi istituzionali e comunicazione, ordine del giorno presentato dal consigliere Nicola Volpi del gruppo consigliare Progetto Perugia su progetto formativo agenti polizia locale. 99, stessa unità proponente, oggetto, Perugia per la pace, adesione alle manifestazioni pacifiste, una bandiera della pace a Palazzo dei Priori.
Il numero 100 ha per oggetto promuovere la gentilezza, un picco manuale come ausilio educativo per i giovani, per le scuole e per le famiglie. Il 101, rilancio e sviluppo della zona di Via della Pallotta. Il 102, mozione urgente, interventi urgenti per la sicurezza pubblica su tombini, forazze e caditoie stradali. Torniamo alle determine dirigenziali con la numero 2685, impianti sportivi ed edilizia residenziale pubblica, che ha per oggetto l'acquisto di barriere per defibrillatore. 2686, risorse umane, risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dal servizio di una dipendente assunta a tempo determinato. 2688, servizi alle imprese, fiera dei morti 2022, storno somma capitolo di bilancio, impegno di spesa per somministrare pasti ai volontari della Croce Rossa Italiana e il servizio medico di primo soccorso. 2689, cultura, oggetto, celebrazione del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, affidamento in carico alla GIMUS, determina contrarre. 2690, servizi alle imprese, fiera dei morti in centro 2022, storno somma capitolo di bilancio, impegno di spesa per la fornitura di strutture espositive destinata alla città gemelle. 2692, servizi sociali, oggetto, progetto PON inclusione PES, tirocini extracurricolari, approvazione degli interventi fino al 31 ottobre 2022, liquidazione di indennità. 2693, servizi sociali, progetto I fuori classe, percorsi integrati di inserimento lavorativo per giovani disabili, finanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Perugia, interventi fino al 31 ottobre 2022, liquidazione di indennità. 2694, servizi educativi e scolastici, contributi da erogare alle scuole per l'attuazione delle offerte culturali, impegno di spesa. 2695, servizi educativi e scolastici, corso di formazione consueling educativo, prendersi cura di sé per prendersi cura di bambini e delle bambine, affidamento al Consorzio Scuola di Pubblica Amministrazione Villa Umbra. 2696, la stessa unità proponente, ha per oggetto la determina dirigenziale numero 1804 del 26 luglio 2022, rettifica beneficiario. 2697, area servizi alla persona, richiesta subentro in prestazione contratto di locazione ai sensi della legge regionale Umbria numero 23 del 2023. Numero 2698, sempre area servizi alla persona, oggetto, affidamento diretto tramite MEPA per acquisto del sistema di antitaccheggio per la nuova biblioteca multimediale degli Arconi, aggiudicazione non efficace. 2699, ambiente e energia, interventi di manutenzione straordinaria di alcune attrezzature fitness e ludiche presenti al Parco Comunale Cicco Mendez. 2700, impianti sportivi ed edilizia residenziale pubblica, oggetto, interventi di manutenzione preventiva e conservativa di impianti sportivi comunali, coperture, accordo quadro, approvazione primo e ultimo SAL. 2701, impianti sportivi ed ERP, oggetto, vendita alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, sito in Perugia, piazza Morlacchi 21. 2702, manutenzione e protezione civile, revisione delle bombole metano installate su 6 autovettori di proprietà comunale per il novembre-dicembre 2022, determina contrarre, affidamento lavori e impegno di spesa. 2703, manutenzione e protezione civile, affidamento lavori per la riparazione di 2 autocarri e un rimorchio da sottoporre a revisione periodica annuale, determina contrarre e impegno di spesa. 2704, stessa unità proponente, affidamento lavori per l'affilatura di nastri e dischi per delle attrezzature in uso ai falegnami e ai fabbri del cantiere, determina contrarre e impegno di spesa. 2705, risorse umane, proroga del rapporto di lavoro di una dipendente assunta con il profilo professionale di assistente sociale, categoria D, impegno di spesa. Espropriazioni, l'atto numero 9, pianificazione territoriale e programmazione strategica, ha per oggetto riqualificazione pista ciclabile del fiume Tevere secondo lotto funzionale, tratto Ponte Valliceppi, Ponte San Giovanni, svincolo e liquidazione indennità definitiva alla ditta Rufinieri. Disposizioni di liquidazione numero 2056, acquisti e patrimonio, liquidazione fatture e fornitori WorkSecure SRL. 2057, sicurezza, liquidazione di una fattura a Riccimoto, e la 2058, una fattura a Lisplan. 2059, servizi sociali, oggetto SAI ex SPRAR,
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati del Comune di Perugia, RT Cooperativa Perugia, Arci Solidarietà, secondo acconto 2022. 2060, ambiente energia, oggetto, consumo di energia elettrica EE19. 2061, servizio al cittadino, l'API di settembre 2022. Determina con contestuale liquidazione numero 2687, gestione entrate, oggetto, rimborso versamenti in debiti relativi alla Tari anni 2020-2021, impegno e contestuale liquidazione della spesa. 2691, sempre gestione entrate, rimborso versamenti in debiti relativi alla Tari per gli anni 2016, 2020, 2021 e 2022, sempre impegno e contestuale liquidazione della spesa. Saltiamo alcune ordinanze dirigenziali per lavori in corso sulle strade. Passiamo a leggere l'ordinanza sindacale numero 1378 dell'Ufficio Territoriale di Decentramento, che ha per oggetto limitazione di vendita di bevande in contenitori di vetro lattine, zona Fontivegge, nonché divieto di detenzione di bevande alcoliche per il consumo delle stesse su area pubblica dal 4 novembre 2022 al 20 novembre 2022. 2706, edilizia scolastica, oggetto, Ponte Fecino, centro per l'infanzia, interventi di risanamento conservativo, adeguamento funzionale e normativo, approvazione e modifica al contratto e aggiornamento prezzi, decreto legislativo 50 del 2022. 2708, aree opere pubbliche, oggetto, progetto di adeguamento sismico dei capannoni cantiere e magazzino economato, adeguamento relazione geologica, affidamento incarico professionale. 2709, segreteria organi istituzionali comunicazione, oggetto, partecipazione dell'assessore Otello Numerini al convegno di presentazione del rapporto ecosistema urbano a Roma il 7 novembre 2022. 2710, segreteria organi istituzionali comunicazione, sono i gettoni di presenza dei consiglieri comunali di ottobre 2022. 2711, sicurezza, acquisto boccaglie e carta termica. 2712, servizi sociali, area dipendente, servizio UDS, assunzione e impegno di spesa fino al 31/12/2022. Determina numero 2714, risorse umane, assunzione a tempo determinato di istruttori socioeducativi e assistenziali, categoria C1, impegno di spesa. 2715, segreteria organi istituzionali comunicazione, partecipazione dell'assessore Clara Pastorelli al sorteggio per il campionato europeo di pallavolo a Napoli il 16 novembre 2022. 2720, sempre segreteria organi istituzionali, oggetto, aggiornamento titolario di classificazione, nuova classifica I.4.9.PNRR. 2721, acquisti e patrimonio. Acquisto manifesto di pubblicizzazione del censimento permanente per l'ufficio statistica mediante affidamento diretto ex articolo 36,2 lettera A del decreto legislativo 50 del 2016 di valore inferiore a 5.000 euro. Determina contrarre impegno di spesa. 2722. Area risorse. Variazione al bilancio di previsione 22-24 ai sensi dell'articolo 175,5 quater lettera C del decreto 267 del 2000. Applicazione avanzo vincolato. 2723, area opere pubbliche, oggetto, appalto per dei lavori per il recupero della palazzina RFI da adibire a Casa degli Artisti in Perugia, proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori. 2728, ambiente energia. Interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza del fosso di Santa Lucia a Boschetto nel tratto dell'area verde comunale, interventi urgenti, primo stadio funzionale, affidamento in carico di progettazione definitiva esecutiva. 2729, ambiente energia, servizio di sfalcio delle banchine lungo le strade comunali nell'anno 2022, terzo lotto, approvazione e documentazione finale. 2062, disposizione di liquidazione dei servizi educativi e scolastici, oggetto, fatture appalto e servizi ausiliari. Disposizione di liquidazione numero 2063, sempre dei servizi educativi e scolastici, fatture e cedole librarie. La 2064 degli impianti sportivi ed ERP ha per oggetto interventi di manutenzione preventiva e conservativa di impianti sportivi comunali, coperture, accordo quadro, liquidazione.
2065, acquisti patrimonio, liquidazione fatture fornitori, PC Service, scadenza 1 novembre 2022, SGM SNC di Palazzetti, scadenza 9 novembre 2022. Disposizione di liquidazione numero 2066, ambiente energia, liquidazione fattura per servizi tecnici di progettazione definitiva esecutiva, intervento di messa in sicurezza e bonifica dal rischio idrogeologico del bacino di Santa Margherita. Veniamo ora a dei termini con contestuale liquidazione. Edilizia scolastica, oggetto, adeguamento sismico della scuola primaria Nicola Screen di Nacugnano, impegno di spese liquidazione e rimborso forfettario, parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti. 2713, servizi sociali, POR FSE Umbra 1420, asse 1, inclusione sociale e lotta alla povertà, potenziamento delle autonomie possibili, sperimentazione di progetti di vita indipendente, accertamento, impegno e liquidazione saldo. 2716, servizi sociali, oggetto, progetto Care Levers, sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine, sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Autorizzazione anticipo di cassa, Youth Conference, interambito, dell'8 novembre 2022. 2717, la stessa unità proponente, oggetto, POR FSE Umbra 2014-2020, asse 1, inclusione sociale e lotta alla povertà, potenziamento delle autonomie possibili, sperimentazione di progetti di vita indipendente, liquidazione saldo. 2718, progetto HCP 2022, rimborso spese sostenute dai beneficiari a luglio e agosto 2022, impegno di liquidazione. 2719, oggetto, legge 22 giugno 2016, numero 112, disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, il cosiddetto dopo di noi, impegno di spesa, saldo, proroga e liquidazione al conto. 2724, servizi al cittadino, impegno di spese di liquidazione dei gettoni di presenza e di rimborso spese ai componenti della commissione elettorale circondariale primo semestre 2022. 2725, servizi al cittadino, impegno di spese di liquidazione dei gettoni di presenza e di rimborso spese ai componenti della prima sottocommissione elettorale circondariale primo semestre anno 2022. La 2726 è sempre rimborso spesa, l'impegno di spesa per la liquidazione dei gettoni di presenza della stessa commissione per il primo semestre dell'anno 2022. 2727 è la stessa, o lo stesso oggetto per la terza sottocommissione. Poi ci sono alcune ordinanze dirigenziali sempre sui divieti di sosta, che salto. Passiamo alla disposizione di liquidazione numero 2067, di area governo del territorio Smart City, oggetto TIM, sesto bimestre 2022. Disposizione 2068, oggetto RT Edison Next Government, liquidazione canone terzo trimestre 2022. 2069, area governo del territorio Smart City, TIM DEV, agenda urbana, PORFES 1420, programma sviluppo urbano sostenibile, Perugia ZIP, azione 6.1.1, intervento Perugia, acquisto, servizio di acquisizione dati, aggiornamento e integrazione del sistema informativo territoriale del Comune di Perugia, terza tranche. Passiamo all'atto di consiglio numero 108, area risorse, nomina collegio dei revisori dell'azienda speciale AFAS. Ancora un paio di atti di consiglio, il numero 104, segreteria organi istituzionali comunicazione, oggetto. Sostituzione di un consigliere comunale già individuato dalla minoranza consigliare all'interno della commissione consigliare di inchiesta e approfondimento contro il fenomeno di infiltrazioni mafiose, istituito ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto del Comune di Perugia, con determina di giunta comunale numero 19 del 22 febbraio 2021. Deliberato del Consiglio Comunale, 105, area governo del territorio Smart City, oggetto, sostituzione di un consigliere comunale già individuato dalla minoranza consigliare all'interno dell'osservatorio sui rifiuti. 2730, determina dirigenziale dei servizi alle imprese che ha per oggetto riconoscimento, conferma, qualifica di manifestazioni fieristiche ai fini dell'inserimento nel calendario regionale, articolo 64 della legge regionale 10 del 2014, anno 2022, integrazioni e variazioni. Allora, la interrompo un attimo, Vice Presidente, perché la successiva è una determinazione dirigenziale nell'ambito cultura.
e la numero 2731, che riguarda procedura di selezione di un partner privato per l'attivazione di una forma speciale di partenariato ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 50 del 2016 per la gestione e valorizzazione del complesso monumentale di San Francesco al Prato Auditorium, determinazione a contrarre. Quindi io direi, se siete d'accordo, di leggerla. Allora, premesso che la chiesa di San Francesco al Prato, con il convento adiacente e il vicino oratorio di San Bernardino, costituisce da sempre un polo di grande attrazione per la città di Perugia, restaurata nel 1926 e ancora negli anni 60, quando la facciata fu ricostruita dopo la demolizione degli edifici che le erano stati addossati nel XVII secolo, la chiesa fu quindi scoperchiata, spogliata degli arredi e sconsacrata. In passato, solo sporadicamente nella stagione estiva, ha ospitato concerti e altre iniziative culturali. Alla metà degli anni 90, inserito in un protocollo d'intesa nel 1995 fra Soprintendenza dell'Umbria e Comune di Perugia, l'edificio è stato oggetto di uno specifico intervento di riqualificazione e restauro destinato a trasformare la struttura in auditorium. Scusate. I finanziamenti messi a disposizione per San Francesco al Prato tra i primi anni del 2000 e il 2021 sono stati molteplici. Con un primo finanziamento erogato dal Ministero della Cultura è stato possibile procedere a interventi di consolidamento strutturale, restauro dei parametri murari interni e esterni e copertura della navata con il tetto a capriate. Un secondo finanziamento del Ministero della Cultura ha reso possibile il consolidamento strutturale dell'abside, la sua copertura e la realizzazione della grande vetrata di chiusura. Infine, un'ultima rata di finanziamento con investimenti da parte della Regione dell'Umbria, del Ministero dei Beni Culturali, della Fondazione Cassa del Risparmio di Perugia e del Comune ha consentito la definitiva conversione del bene in auditorium. Dato atto che il potenziale di San Francesco al Prato si esprime ora appieno grazie alla funzionalità dei nuovi allestimenti, da un lato si configura con un bene monumentale da valorizzare anche grazie a una specifica progettualità museografica, dall'altro come uno spazio modernamente attrezzato per l'aggregazione culturale, in considerazione del complesso lavoro di recupero del quale è stato oggetto il complesso di San Francesco al Prato, è ora intenzione dell'amministrazione restituire alla collettività la piena fruibilità di questo bene, attrattiva certa per la comunità urbana, per i turisti in transito e più in generale per una città come Perugia, che da decenni ospita manifestazioni non solo musicali ma di livello internazionale. Rilevato quindi che in esecuzione dell'obiettivo operativo del DUP, rilancio di San Francesco al Prato, approvato con delibera del Consiglio nel 2022, questa amministrazione ha optato per la ricerca di un operatore economico con il quale attivare una forma di partenariato speciale pubblico-privato, inteso alla rifunzionalizzazione e valorizzazione culturale del complesso monumentale di San Francesco al Prato. L'attivazione è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico accordo recante la regolamentazione dei rapporti e modalità di interazione per l'attuazione del processo di valorizzazione in argomento, nonché la disciplina dei singoli ruoli e compiti e impegni reciproci. Considerato quindi che il decreto legislativo 42 del 2004 prevede all'articolo 115 che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica siano gestite in forma diretta o indiretta secondo i modelli definiti dal decreto legislativo 50 del 2016, che appunto dispone che per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire la ricerca scientifica applicata da tutela, il Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo può attivare forme speciali di partenariato. Quindi considerato che l'istituto del partenariato pubblico-privato speciale nei beni comunali è stato introdotto con il precipuo intento di agevolare il coinvolgimento di altri soggetti nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, prevedendo forme semplificate di scelta degli operatori economici, questa forma è definita speciale perché diversa dalle forme ordinarie di partenariato più consolidate e a cui è dedicata una diversa parte del decreto legislativo 50 del 2016. Le forme ordinarie di partenariato sono in genere i contratti a titolo oneroso per le amministrazioni pubbliche, in cui queste sono main payer, pagatore principale, e che prevedono il riconoscimento di un prezzo o la concessione a titolo esclusivo del diritto di sfruttamento economico di un bene pubblico. A oggi l'impianto negoziale si appalesa come lo strumento più efficace
e conveniente per l'amministrazione, idoneo ad assicurare il conseguimento di una maggiore qualità di valorizzazione del bene con minimo impatto economico per l'ente che partecipa con un contributo solo nella fase di start-up e all'onere della manutenzione straordinaria e altri oneri residuali come la copertura assicurativa furto incendio e delle opere d'arte, nonché la copertura dei costi relativi ai diritti di riproduzione. Pertanto innumerevoli sono i vantaggi connessi al ricorso al partenariato. E quindi andiamo al dispositivo che prevede pertanto di perché l'atto è parecchio lungo, se volete ve lo invio, ma quindi il responsabile unico RUP è la dottoressa Martella. Ritenuto pertanto necessario di individuare un partner privato con il quale attivare la forma speciale di partenariato preordinata alla rifunzionalizzazione del complesso monumentale di San Francesco al Prato Auditorium in Perugia, con finalità di pubblica fruizione, valorizzazione e conservazione del bene, inclusa la realizzazione degli allestimenti e dotazioni tecnologiche necessarie e funzionali alla gestione stessa. Di dare atto che la somma complessiva è di 170.800 euro, IVA compresa, a titolo di contributo dell'ente in favore del partner privato per le prime due annualità, che sarà finanziata con 85.400 euro per, prese dal bilancio per l'anno 2023 e 85.400 euro per l'anno 2024. Quindi il Comune i primi due anni darà a chi prenderà in gestione l'auditorium questa cifra. Questo è quanto ho capito io. Poi se ci sono osservazioni da parte dei consiglieri, mi sembrava insomma importante essere a conoscenza. Se volete, considerato che è un atto abbastanza complesso e articolato, ve lo inviamo, altrimenti se ritenete che... Ok. Però non tutti erano presenti al sopralluogo, ok, quindi così almeno un'altra parte dei consiglieri che non erano presenti al sopralluogo, che non fanno parte della Commissione Cultura, ne sono stati informati. Ok, quindi Vicepresidente, se non ci sono osservazioni direi di riprendere, la ringrazio. Siamo alla determina dirigenziale numero 2732, ambiente e energia, oggetto, procedura aperta ex articolo 60 del decreto legislativo 50 del 2016 per l'affidamento del servizio di gestione del canile comprensoriale pubblico di proprietà comunale, sostituzione commissario di gara. 2733, ambiente e energia, realizzazione del percorso ciclopedonale, località Ponte Felcino, via Valli Rocco, autorizzazione subappalto. 2734, area servizio alla persona, autorizzazione a partecipare al 41esimo convegno nazionale ANUSCA sul tema i servizi demografici sono già nel futuro dall'anagrafe nazionale allo stato civile digitale fino ai nuovi servizi elettorali a Bano Terme nelle giornate del 29 e 30 novembre 2022. 2735, area servizio alla persona, procedura negoziata sotto soglia ai sensi ex articolo 1, comma 2, lettera B del decreto legge 76 del 2020, convertito con modificazioni alla legge 11 settembre 2020, numero 120, per l'appalto di servizi socio-assistenziali di intercettazione precoce, prevenzione e presa in carico in percorsi brevi di soggetti e famiglie a rischio di dipendenza e o abuso da alcol e droga, i servizi accessori di comunicazione e formazione, ammissione, operatori economici. 2070, disposizioni di liquidazione di manutenzione e protezione civile, ha per oggetto la liquidazione di attività varie del cantiere. Proseguiamo con diverse disposizioni di liquidazione, la numero 2071, gestione entrate, liquidazione fatture emesse da Dogra SRL, numero 414 del 12 ottobre 2022, per agio di riscossione CP coattiva, agosto 2022, la numero 413, per agio di riscossione del canone unico patrimoniale, messaggi pubblicitari, agosto 2022. 2072, area servizi alle imprese e attività culturali,
liquidazione attività centro servizi giovani e progetti IAU MUG GAP mese di agosto 2022. La 2073, liquidazione attività centro servizi giovani e progetti sono gli stessi di prima per settembre 2022. 2074, acquisti e patrimonio. Abbiamo la liquidazione dei fatturati in beneficio Perugino Incisoria, scadenza 9 novembre 2022. 2075, acquisti e patrimonio, liquidazione di fatture e fornitori, Modif SRL. 2076, acquisti e patrimonio, registrazione di contratto di locazione passiva del 10 novembre 2016, liquidazione della spesa. 2077, ambiente energia, liquidazione di fattura per fornitura e posa in opera, precedente incendio. 2078, contributo per la connessione e attivazione della fornitura sita in piazza Vittorio Veneto, scalo merci. 2079, consumi di metano del mese di agosto 2022. 2080, consumi del mese di settembre 2022. 2081, liquidazione fattura per consumi carburante, ottobre 2022. 2082, di area per le pubbliche, ha per oggetto appalto lavori per la realizzazione del percorso pedonale delle mura urbica Perugia, SAL numero 3, aggiornamento prezzi, liquidazione fattura, Petillo Costruzioni Generali SRL. La 2083, sempre area per le pubbliche, riguarda l'ex convento di Santa Maria della Misericordia di Monteluce, lavori supplementari, loggia del Tarchi, prove e collaudo su materiali, liquidazione fattura, Unilab Sperimentazione SRL. Saltiamo le ordinanze dirigenziali sulla sicurezza per i lavori. Torniamo alle determine dirigenziali con la numero 2736 dell'Ufficio Risorse Umane, che ha per oggetto selezione pubblica per la copertura di 3 posti di esecutore tecnico con mansioni di bidello, bidella, cuoco, cuoca, categoria B1, approvazione e operazioni commissioni giudicatrice. 2737 risorse umane, risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dal servizio di un dipendente di ruolo con il profilo professionale di istruttore amministrativo contabile. 2738 risorse umane, risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dal servizio di un dipendente di ruolo con il profilo professionale di istruttore amministrativo contabile. 2741, pianificazione territoriale e programmazione strategica, oggetto comparto CE25 di Pila, approvazione con laudo opere fuori comparto, rotatoria e marciapiede, svincolo, garanzia fideiussoria. 2742, mobilità e infrastrutture, procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1,2 lettera B del decreto legge 76 del 2020, convertito con modificazioni, eccetera, eccetera, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento e ripavimentazione strade comunali anno 2022, 3 lotti funzionali, lotto 2, autorizzazione al subappalto per il lotto 2, Spinelli Mannocchi SRL. 2743, mobilità e infrastrutture, Matteucci Edda, occupazione permanente di suolo pubblico mediante chiosco per la rivendita di fiori e piante ornamentali presso il civico cimitero di Ponte della Pietra di Perugia. La 2744 è l'occupazione di suolo pubblico permanente per l'edicola di Viera Santinori, revoca determinazioni dirigenziali numero 1079 e 1841 nel 2021. La 2745, servizi educativi e scolastici, oggetto Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione, interventi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata, impegno di spesa. 2084, disposizione di liquidazione, diario governo del territorio e smart city, oggetto LAND, soluzione di timbro digitale remota con tecnologia Secure Paper per servizi anagrafici anno 2022, secondo semestre. Allora, io direi, prego, Presidente. Se il Vicepresidente è d'accordo con me, di concludere i lavori per oggi della quinta commissione. Tra l'altro vi ricordo che abbiamo modificato, con l'ultima modifica che è intervenuta sul regolamento del Consiglio, abbiamo introdotto all'articolo 51 il comma 3 bis, cioè tra i vari compiti che ha la Commissione Controllo e Garanzia c'è anche quello di procedere alla verifica dello stato di attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno. Quindi, qualora qualcuno di voi fosse interessato a capire un ordine del giorno che magari è stato approvato all'unanimità e passato in consiglio, e presumo che ce ne siano, perché è vero che i nostri ordini del giorno sono atti di indirizzo per la Giunta, però magari se l'intero Consiglio l'ha fatto proprio,
magari ha una forza diversa rispetto ad altre proposte. Quindi ecco, vi invito a voler ricercare quelli che possono essere gli atti che avete presentato, se avete interesse di capire che fine hanno fatto finora. Quindi è una modifica che avevamo presentato e che fa parte del nostro regolamento con l'ultimo aggiornamento dell'anno scorso. Quindi se non ci sono interventi da parte dei commissari, io direi di concludere per oggi i lavori della quinta commissione. Vi ringrazio e auguro a tutti una buona giornata. Arrivederci.